Ciao amici del canale Tao Power Life, continuiamo gli esercizi della serie delle 18 delle pie cinesi. Siamo arrivati alla seconda serie, i secondi tre esercizi. Quindi l'esercizio che vedremo oggi è il numero 10, il numero 11 e il numero 12, tutti esercizi che servono a sciogliere le rigidità dei muscoli lombari, del bacino e diciamo del collo e anche delle spalle. Allora cominciamo con il primo esercizio, posizione eretta, sovrapponiamo le mani, il movimento sarà questo, cioè quello di portare le mani così incrociate verso l'alto, seguire con lo sguardo una volta un braccio e la volta successiva l'altro, tornare con le mani con i palmi rivolti verso l'alto. A questo punto ci abbassiamo e i palmi delle mani si girano, proseguono verso il basso, toccano terra se riuscite e trascinano terra e si rincrociano e poi si risale nuovamente in questo modo. Si osserva dall'altra parte e si continua. Quindi faremo due ripetizioni da una parte e due ripetizioni dall'altra. Primo esercizio, il numero 10. Gambe, cerchiamo di tenerle tese, e torniamo. Passiamo al secondo esercizio. Allora, il secondo esercizio si fa in questo modo. C'è una prima apertura sulla sinistra, così. Si ritorna indietro. I piedi sono paralleli. A questo punto si aprono in direzione del braccio che taglia. Questo braccio poi torna indietro col pugno e va l'altra mano, però che taglia in verticale. Dopodiché i piedi ritornano in posizione per la loro parallela, vado dall'altra parte del piede sinistro che punta verso sinistra, questo è il braccio che taglia e poi rientra, contemporaneamente parte il braccio destro e così si prosegue. Taglio, il piede fa il movimento. Quindi si apre di 90 gradi in direzione della mano, quindi se segue il piede, segue il busto, tutti seguono la mano e anche lo sguardo. Poi la mano rientra e parte l'altra mano a taglio, ma in posizione verticale. Proviamo allora. Quindi andiamo a taglio, si ritorna, movimento. Entriamo. Facciamo piano 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 piano.
quest'ultimissimo esercizio, che è l'ultimo della seconda serie, incrociamo le mani tra di loro, le portiamo verso l'alto e le seguiamo con lo sguardo, manteniamo le mani tra loro intrecciate e le portiamo, mantenendo le gambe stese, verso terra. Poi si sciolgono, le mani salgono, si rintrecciano e ricomincia la serie. Intrecciamo le mani, stendiamo bene, scendiamo, saliamo, inspiriamo, espiriamo. Espiriamo. Inspiriamo. Espiriamo. Facciamo ancora un'altra. Inspiriamo. Manteniamo in estensione le braccia. E torniamo in posizione. Allora, noi stiamo facendo 4, 5, poche ripetizioni ogni esercizio, perché stiamo illustrando questo esercizio, che potrebbe, però, a seconda delle rigidità che abbiamo nel corpo, possiamo anche ripeterlo più volte. Questi tre esercizi possono essere ripetuti costantemente anche al di fuori della sequenza delle 18 terapie cinesi, laddove c'è un problema di rigidità che angustia prevalentemente quindi la zona lombare, la zona del bacino. E spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, condividetelo, iscrivetevi tutti al canale Tao Power Life e ci vediamo al prossimo video. Ciao.